30 Novembre dalle nove alle 13, e, mh, lo studio di psicoterapia che, che io dirigo ha organizzato un convegno sulle dipendenze patologiche. In particolare, si parla di dipendenza senza sostanza perché non, si, non ci si riferisce alle classiche dipendenze da alcol, da droghe, da fumo, in cui poi la sostanza fisica eh, genera appunto una situazione di dipendenza, ovvero di eh, impossibilità di smettere assunzione continua della sostanza. In questa cosa, la sostanza è impropria. Si parla di com dipendenze comportamentali, cioè una dipendenza da gioco da Azzardo, c'è una dipendenza da internet, per esempio dal punto di vista affettivo il continuo ricorrere alle chat senza poter smettere, e, e installando relazioni virtuali solo ed esclusivamente online e, eliminando completamente il contatto col mondo, col, col mondo reale, insomma, una realtà virtuale. E ancora dipendenza da shopping compulsivo, per cui si è, si è costantemente il bisogno di comprare per sentirsi meglio. C'è un substrato neurologico. Che diciamo, giustifica e fa persistere queste dipendenze. Il nostro cervello, quando per esempio acquista qualcosa, quando vince o anche quando perde, in questo caso il gioco d'azzardo, attiva ehm, delle sostanze che chiamano endorfine, sostanze interne che sono simili a quelle che si spigionano quando si assume droga, per cui si sta meglio, per poi stare subito dopo peggio perché c'è un calo fisiologico. Ok, allora la terapia, che qui viene proposta insieme alla psicoeducazione, ovvero alla prevenzione, è quella di non sostituire esempio, il mondo virtuale con quello reale, ma utilizzarlo in maniera consapevole, questo lo dirà il pedagogista, insieme ad altre associazioni che, qua, che fanno parte del convegno che hanno patrocinato, come il Quadrifoglio Rosa, che fa prevenzione notoriamente, e anche la scuola di specializzazione alle teie, che si è unita da poco, in modo da avere una prospettiva interdisciplinare in cui il medico, lo psicologo, l'educatore cercano di guardare, anzi devono guardare a tutto tondo un fenomeno che è complesso e quindi prevenirlo è in caso di eh, te terapia, in modo da eh, prevenire le ricadute.